Mettiamo i puntini sulle i, perché i cittadini secondo me non ne possono più. Chi legge i giornali trova un giorno la stazione da una parte, un giorno dall'altra, sembra uno zigzag. Noi siamo perché si faccia l'alta velocità e si faccia per bene, nell'interesse dei cittadini e nell'interesse di Firenze. In questi anni sono stati troppi i ritardi dovuti a interventi statali. Una volta la sovrintendenza, che è un'istituzione statale, ha bloccato, una volta si è cambiato il progetto. Ancora oggi manca il parere definitivo dell'osservatorio ambientale. Noi che cosa diciamo? Noi diciamo, se dobbiamo fare le cose, le facciamo nel rispetto dell'ambiente e delle regole che il Comune ha dato. Quindi non potranno passare più di un tot camion per i lavori. Dovranno essere fatti i lavori con un certo rispetto dei tempi, perché quando terminerà il lavoro della costruzione della nuova stazione, Firenze avrà la metropolitana di superficie, cioè Firenze avrà due binari dedicati che potrà utilizzare come in tutte le città con una metropolitana che anziché andare sotto starà sopra. Dopodiché abbiamo detto c'è una proposta in campo, che è una proposta che fa spendere meno, che è meno impattante a livello ambientale, che potrebbe avvicinarci di più a Santa Marinovella alla fortezza e che potrebbe risolvere un po' di problemini. Questa proposta, se il Ministro e le Ferrovie dello Stato la vogliono valutare, la valutino, noi siamo disponibili. È chiaro che non possiamo imporre noi i cambiamenti o gli spostamenti. Possiamo dire però che a Firenze le cose si fanno per bene e questo credo che sia un valore assoluto. La collaborazione con il Governo è sempre stata buona in questi primi mesi di lavoro. Noi aspettiamo che nelle prossime settimane il Consiglio dei Ministri formalizzi la proposta per l'istituzione del grande anno di Amerigo del 2012, di tutta una serie di interventi importanti. Quindi la collaborazione con il Governo è ottima. Io sono di centrosinistra, loro sono di centrodestra, questo non vuol dire niente. Quando siamo a lavorare si lavora per bene. Chiaro, su questo punto il Ministro Matteoli e l'amministratore delegato Moretti hanno la responsabilità di essere di fronte a una proposta seria del Comune che consente a tutti di fare un passo in avanti.